tipi di presentazioni, ma le facciamo lo stesso. A metà si sono laureati con me. Esatto, così però. E appunto insegna filosofia morale qui alla Sapienza, si è occupato prima del giovane Hegel, del giovane Marx, del Marx hegeliano, e poi diciamo più specificamente dell'idealismo tedesco e anche di questioni fenomenologiche heideggeriane. E beh, lascio la parola direttamente a lui così entriamo nel vivo. Grazie, questo funziona. Sì, quello è per registrare. Va bene, diciamo, io devo fare appello a tutto il mio ascetismo per non entrare nel merito delle cose dette dalla guardia e soprattutto su questo confronto finale tra Benjamin Adorno, perché ho appena scritto una cosa sul Baudelaire e quindi mi sono intrattenuto sul carteggio, su questo ai miei occhi inspiegabile cioè incomprensione di Adorno della prima stesura del saggio su Baudelaire. E il tentativo di Benjamin di raggirarlo parzialmente per poter comunque dire certe. Quindi questo, spero ci sia un'occasione per confrontarci su questo. Invece parlerò dell'antropologia hegeliana, intendendo per antropologia non un possibile strato di discorso sul soggetto finito presente in tutte le opere di Hegel in qualche modo, ma intendendo per antropologia proprio la prima parte dello spirito, della sezione spirito, cioè dello spirito soggettivo dell'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche. Quindi ci muoveremo nell'Hegel sistematico più o meno a cui si è più o meno accennati. Vi dico, la ratio è la chiave di lettura del mio intervento, cioè penso che una triangolazione possibile Hegel, Adorno, psicanalisi, per appunto cercare una via hegeliana alla psicanalisi, via hegeliana psicanalisi che significa la possibilità già largamente praticata da moltissimi autori di riscutere alcuni importanti psicanalisti, Lacan, Winnicott, La Klein, Bion, tenendo presente motivi hegeliani. Questo si è largamente fatto, l'ho fatto pure io in molte occasioni, ma la cosa un po' diversa che cercherò di fare oggi è non riferirmi soltanto al riconoscimento tra le autocoscienze, come diciamo normalmente si fa per discutere un possibile rapporto tra Hegel e la psicanalisi, ma riferendomi all'antropologia diventa possibile andare a una genealogia più originaria rispetto alla dinamica intersoggettiva. Vedete che i temi dell'antropologia sono appunto i temi della corporeità, dell'animalità, quindi temi che mettono in campo uno strato più arcaico, più primordiale della soggettività finita e con cui Hegel ampiamente si misura e penso, come spero di far emergere, che questi spunti presenti in Hegel possano in modo fecondo dialogare con la psicanalisi. Con lo stesso discorso sul riconoscimento, che è tutt'altro che è da abbandonare, ma si tratta di far interagire questi due livelli. Toccherò due temi filosofici, cioè mi sembra che dall'antropologia hegeliana possano essere ricavati due temi di rilevanza filosofica generale e di confronto con Adorno e con la scuola di Francoforte. Questi due temi sono: il primo è il tema dell'identico o del non identico in Hegel. Se guardiamo alla materia, così come viene assunta dal senso comune o dal pensiero intellettualistico, la materia appunto è considerata dal pensiero comune e dal pensiero intellettualistico come qualcosa di indipendente dal pensiero, no? E invece l'istanza hegeliana molto forte è quella di dirci che la materia non è autonoma dal soggetto,
ma che il soggetto la domina, e appunto, ed è questo dominio, diciamo, questa funzione appropriativa molto forte che il soggetto compie sulla materia, che poi permette di parlare, a proposito di Hegel, di una filosofia dell'identico, e quindi, diciamo, da questo punto di vista Hegel incapperebbe in una serie di critiche che gli fa Adorno. Ecco, ma io penso che il cuore della filosofia hegeliana, cioè il momento più alto, quello che Hegel chiama lo speculativo, poi vi leggerò dei passi, un passo in particolare molto interessante su questo, lo speculativo hegeliano invece ci presenti una struttura del non identico. E questo proprio perché la chiave del compimento hegeliano è la possibilità di lasciare l'altro soggetto nella sua indipendenza. Solo si ha la forza di sopportare l'indipendenza dell'altro, e quindi la non identità dell'altro, è possibile una relazione che non sia di assimilazione o di dominio, ma un libero e reciproco riconoscersi. Quindi, diciamo, interno al riconoscimento hegeliano c'è questa fondamentale istanza di una relazione all'altro che non sia di assimilazione e di dominio. E io credo che questo che Hegel chiama lo speculativo sia un paradigma tanto epistemologico-cognitivo, cioè definisca la forma più alta di sapere in chiave hegeliana, sia un paradigma etico-politico. E che Hegel, diciamo, è Hegel perché fa coincidere largamente il paradigma epistemologico e cognitivo, cioè il discorso sul vertice del sapere, con una istanza ontologica etico-politica, cioè con un modo di configurarsi del presente storico che appunto diciamo, può essere svelato e riconosciuto dalla filosofia perché proprio si presenta in questa chiave, cioè si presenta come diciamo, il comparire di soggetti indipendenti che pur nella loro differenza radicale sono capaci di trovare un'unità comune, e quindi avremmo quel legame del legame del non legame che, a cui accennava anche Mico. Questo tema quindi di un sapere appropriativo invece di un sapere che lascia l'indipendenza è la prima questione filosofica che mi sembra non possa non essere presa in considerazione in una riconsiderazione del rapporto Adorno-Hegel. L'altro tema di grande portata anch'esso è una tensione che troveremo molto forte nell'antropologia hegeliana tra la spinta universalizzante, su cui Hegel insiste sempre quando parla di paideia, di bildung, di formazione, cioè il soggetto hegeliano tende, è soggetto nel momento in cui si fa universale anche in termini kantiani, per cui Hegel dice universale ed oggettivo, proprio perché è intersoggettivo, no? In questo senso. Quindi nel soggetto finito hegeliano c'è questa spinta all'universalismo, ma c'è anche una tensione, una controspinta ugualmente importante invece al particolare, al contingente, a ciò che è unico, individualizzante, esclusivamente proprio. Quasi che Hegel riprendesse uno spunto eracliteo, no? Quando Eraclito parla del proprio e del comune. Ecco, io penso che troveremo nell'antropologia hegeliana qualcosa che è proprio di ogni singolo soggetto e che per Hegel è assolutamente irriducibile. Vi faccio un unico esempio che fa Hegel, l'ora della nostra morte. Cioè, questo, diciamo, non c'è universalizzazione che tenga, diciamo, il corpo umano ci porta a un inesorabile momento di... cioè descrive un arco dal concepimento alla morte che è assolutamente unica per ogni... questo arco, questa parabola è assolutamente unica e propria per ogni uomo, e in una parte dell'antropologia Hegel affronta questo tema. Allora, l'antropologia di Hegel è molto interessante per la sua genesi, perché Hegel arriva molto tardi a definire un'antropologia. All'inizio pensava di iniziare lo spirito soggettivo dalla psicologia,
E nel periodo di Norimberga si potrebbe fare tutta la storia, no? Ci sono esposizioni in cui la chiave è la psicologia. Invece, quasi improvvisamente, a ridosso della prima stesura dell'enciclopedia, Hegel fa intervenire una considerazione molto ampia, perché poi se la vediamo soprattutto nella formulazione del 27 e del 30, la trattazione dell'antropologia hegeliana è molto ampia. Molto ampia. E quindi diciamo c'è un problema di genesi che è molto studiato e dibattuto, ma c'è anche un problema di posizione sistematica dell'antropologia all'interno del sistema hegeliano. Cioè Hegel riesce a scrivere un'antropologia quando si convince che è possibile dare uno statuto, cioè a trattare l'antropologia attraverso una scienza filosofica. Cosa significa questo? Significa che l'antropologia non è più empirica e non è più metafisica, che erano i due modelli, come vedremo, da cui Hegel si distingue. Hegel stigmatizza, diciamo, le astrazioni dell'antropologia metafisica perché tratta l'anima come una cosa, dice, espressione molto pregnante, e si prende le distanze dall'antropologia empirica. Quindi un'antropologia filosofica ha uno statuto costruito attraverso il concetto filosofico. Il concetto filosofico, come ricordavi anche te, è il reciproco compenetrarsi di universalità, particolarità e individualità. E quindi io non vorrei parlare più di mezz'ora, 40 minuti, ma se dovessi ampiamente esporre tutta l'antropologia hegeliana, la potremmo vedere proprio in questo andamento, dall'universale al particolare e al singolare. Questa struttura concettuale serve a due cose, questo è molto importante per tutta l'enciclopedia filosofica hegeliana, quindi per tutto l'Hegel sistematico, consente una selezione dei contenuti e la loro concatenazione organica. Questi sono i due elementi portanti della scientificità hegeliana, no? La selezione dei contenuti e la loro connessione, la loro Darstellung. Questo per esempio è anche molto importante non solo per lo spirito soggettivo, ma anche per lo spirito oggettivo, quindi con tutte le tematiche legate al diritto, allo Stato, eccetera. Il concetto fondamentale dell'antropologia hegeliana è quello di anima. E l'anima, come c'è Hegel dice nei passi famosi, è il principio della formazione e dell'assoggettamento del corpo. Cioè per Hegel parlare dell'anima significa parlare del nesso inscindibile tra l'anima e il corpo. Quando è che Hegel si misura con la questione della Seele? Ci si misura, ve lo dico perché appunto a me interessa molto il periodo jenense, penso lo sappia, in logica metafisica di Jena, cioè le lezioni che Hegel fa nel 1804-1805, c'è una parte sull'anima molto interessante, che sta proprio nello spirito assoluto. E qui l'anima sta all'inizio del processo che porta allo spirito assoluto. L'anima è caratterizzata come un intreccio di passività e attività. La dimensione dell'anima è quella dimensione di ciò che è affetto da altro. Quindi c'è questa dimensione dell'affezione. Allora, qual è la parabola che dobbiamo... come si passa dall'anima alla coscienza? Questa, diciamo, è la genealogia della coscienza o dell'autocoscienza. Per Hegel la coscienza è un punto d'approdo. Che cos'è la coscienza? La coscienza è la separazione tra il soggetto e l'oggetto, tra l'io e il mondo, tra un sé e una dimensione esterna. È chiaro che nei fenomeni animici, di cui ora ci occuperemo, siamo in una dimensione che è pre quella della distinzione tra soggetto e oggetto. L'anima non è sostanza, perché appunto non è, per Hegel, perché non è un sostrato
a cui ineriscano degli accidenti, ma non è neanche soggetto, perché diciamo siamo al primo barlume di quella liberazione della soggettività che Hegel ci vuole presentare. Quindi l'anima è ancora il modo di esistere dello spirito immerso nell'immediatezza della vita naturale. Abbiamo parlato di natura, certo, la natura è ciò a cui si arriva dalla logica, ma appunto la natura è presente nello spirito soggettivo perché è diciamo, quella natura interna e esterna all'uomo, all'individuo umano, che appunto Hegel tratta in questi paragrafi. Diciamo, se ci riferiamo all'enciclopedia A, cioè alla versione del 17, a partire dal paragrafo 309, se ci riferiamo al C, alla versione del 30, del 27 e del 30, questa trattazione comincia dal paragrafo 389. Il primo livello di considerazione dell'anima è quello della sensazione, dell'empfindung. E, diciamo, essendo l'anima un'anima senziente, innanzitutto un'anima senziente, Hegel la chiama il sonno dello spirito, perché siamo in un momento di torpore, di oscurità. Però Hegel, e questo è un punto che possiamo discutere, sottolinea che questa dimensione non è, questo sonno non è un sonno dell'animalità, ma è un sonno dello spirito. E differenzia molto, diciamo, l'anima senziente, cioè essendo la sensazione qualcosa di comune all'animale e all'uomo, però diciamo, nell'uomo accade qualcosa che nell'animale non accade, per Hegel. Le sensazioni, il tatto, la vista, il percepire producono delle alterazioni che però suscitano nell'uomo un perfezionamento e un'attivazione che nell'animale non si dà. Quindi il sentire dell'anima è diverso dal sentire dell'animale. L'anima non è solo vitalità, ma è libera vitalità. Quindi l'anima trova se stessa come proprio costituente immediato, l'elemento, per esempio l'elemento delle razze o dei climi o la diversità dei sessi o l'età della vita, questi sono tutti quegli elementi sostanziali con cui l'anima individuale ha a che fare. Ma subito la trattazione hegeliana ci fa vedere che l'anima individuale, quindi l'anima dell'uomo, non si limita a subire la razza, l'età della vita, la diversità dei sessi, sulla diversità dei sessi lo vediamo molto bene, ma comincia a liberarsi, diciamo, dal biologico, dal genere, come appunto semplice genere. Quindi l'anima è questo fra, è questo zwischen, la vita naturale e la coscienza. E quindi anche a questo livello così basso c'è una contraddizione nell'uomo tra l'individuale e l'universale, perché se l'anima è questo processo di liberazione da questo condizionamento naturale, appunto dato dal sesso o dalla razza, dallo spirito del popolo, sono molto interessanti le trattazioni hegeliane di questa immersione dell'individuo. Perché poi, diciamo, appunto, Hegel ce le presenta come qualcosa rispetto al quale l'individuo si individualizza in una costante tensione. E quindi, mentre l'animale sta in quello che Heidegger chiamerebbe lo stordimento, cioè nel restare imprigionato immediatamente, chiuso in una dimensione naturalistica, l'anima è lo sforzo di disimpegnarsi. Però appunto questo sforzo di disimpegnarsi, vi anticipo una cosa che apparirà in alcuni fenomeni molto importanti, che sono i fenomeni magnetici, che è la malattia mentale, le patologie della psiche, questo processo di liberazione dell'anima individuale da un contesto sostanziale rispetto al quale è ricompresa, può fallire per Hegel. Non è scontato, cioè la liberazione è solo possibile,
ragione, quindi perché c'è questa incessante dialettica tra singolarità e universalità. Ora non la vorrei fare troppo lunga, diciamo in questa dimensione Hegel si distingue da Kant, si distingue da una considerazione, diciamo da un'impostazione kantiana molto importante, perché diciamo Kant cosa ci dice rispetto? Ci dice che l'indagine può assumere come principio determinante dei fenomeni la natura. Se l'indagine assume come principio determinante dei fenomeni la natura, l'uomo non si distingue dall'organismo animale. La sua considerazione rientra nella fisica organica, cioè per Kant è molto importante il punto di vista, no? Se guardiamo questi fenomeni proprio come fenomeni della natura, ancora anche l'uomo è un ente naturale. Quando invece per Kant il principio della libertà con cui l'uomo si determina nel suo essere, allora in questo caso la trattazione dell'antropologia rientra nella filosofia dello spirito. Questo Kant. Hegel tenta di tenere subito insieme l'unità psicofisica, per cui Hegel dice, insomma, si occupa della somatizzazione, cioè di tutti quei fenomeni di corporizzazione della spiritualità, e dice questi fenomeni possono essere ricondotti al loro principio, e se si sviluppasse questa indagine dovrebbe sorgere, dice Hegel, una nuova scienza che dovrebbe chiamarsi fisiologia psichica. Ecco, che appunto affronta appunto la sensazione non solo come passiva ma come attiva, eccetera. In questo differenziarsi da Kant, oltre, quindi si differenzia dall'antropologia empirica, si differenzia dall'antropologia kantiana, si differenzia dall'antropologia metafisica, della vecchia metafisica, qual è la vera fonte? A chi invece si richiama Hegel in modo estremamente positivo? E traendo gli spunti fondamentali per la sua impostazione, si richiama ad Aristotele. Cioè Hegel traduce varie volte il De Anima di Aristotele, e tutto questo discorso sull'anima è fatto esplicitamente in riferimento alla dottrina aristotelica della percezione e in generale all'impostazione che troviamo appunto nel grande insegnamento di Aristotele. Che cosa prende? Ora anche qui potremmo approfondire la questione, ma per dirvi l'aspetto, a mio giudizio, più importante, che cosa prende questo Hegel da Aristotele? Prende qualcosa che va al di là del contenuto antropologico in senso stretto, prende un qualcosa di grande portata speculativa e filosofica. Prende l'idea che non solo l'intelligenza, ma anche la sensazione costituiscono non una kinesis, un movimento che va verso qualcosa d'altro da sé e che ha sempre in altro il proprio termine e quindi diciamo la propria imperfetta forma d'attività. Ma ciò che Hegel riprende da Aristotele con grande enfasi, diciamo lo riprende qui quando parla dell'anima, ma lo riprende nella storia della filosofia quando ci dà delle trattazioni diciamo unitarie e esaustive di Aristotele, quello che prende da Aristotele questa idea dell'energeia, cioè l'idea che abbiamo degli atti il cui fine non è qualcosa di esterno da raggiungere, ma coincide con l'esercizio stesso dell'attività. Questo è un concetto fondamentale, a mio avviso, per capire Hegel, è un concetto aristotelico. Lo ripeto, il fine non è qualcosa di esterno da raggiungere, ma coincide con l'esercizio stesso dell'attività. Qualcosa che si presenta compiuto e perfetto per l'intera durata della sua Questo fa sì, ci fa dire che appunto Aristotele è un antidoto alle astrazioni della metafisica razionalistica, che si affaticava sull'anima per determinarne l'indivisibilità, la semplicità e l'unità. Perché invece Aristotele ci dice che l'anima non è nulla al di fuori del suo agire. Dice Hegel, la sua attività è la sua sostanzialità, l'attuosità del suo essere. Questo è molto importante perché
non solo è centrale in Hegel, ma sarà centrale anche in Marx, per esempio nella distinzione marxiana tra poiesis e praxis. Cioè l'ente naturale generico di Marx, l'uomo marxiano come ente naturale generico, sarà questo essere che si realizza in ciò che fa e appunto mette al mondo se stesso, dice Marx nei manoscritti, insomma è questo è il modo per cui si va largamente oltre la concezione dell'anima come cosa, come sostanza, eccetera. Qui poi si potrebbe distinguere tra un'entelechia passiva, se leggete il De Anima, ma bisogna metterci un paio d'anni a leggere il De Anima, c'è una importantissima distinzione tra l'entelechia passiva e l'entelechia attiva, e vabbè, cioè, diciamo, è uno dei temi, secondo me, filosofici più affascinanti, questo è il rapporto tra potenza e atto, tra l'energia e l'entelechia, che è qualcosa di determinante sicuramente per Hegel, ma forse non soltanto per Hegel. Come finisce l'antropologia? L'antropologia finisce quando, diciamo, in qualche modo Hegel ci prospetta il fatto che l'anima diventa in grado di portare a compimento il processo di formazione della corporeità. Questo è molto interessante, cioè nel momento finale dell'antropologia hegeliana compare il gesto, compare l'espressione, categorie fondamentali nel dibattito, penso a Merleau-Ponty, rispetto all'espressione, Adorno e Beni anche litigano sul gesto, no? Allora Hegel dice che quando è che l'anima attinge alla sua realtà in atto? Quando, mediante l'abitudine e l'abilità, riesce a fare del corpo il proprio strumento espressivo. Quindi l'anima raggiunge il suo compimento, la sua entelechia, la sua realtà in atto, quando, mediante l'abitudine, e che poi in certi passi stigmatizza l'abitudine, dice, no? Perché ha un impeto rivoluzionario, nella filosofia della storia, per esempio, c'è una tirata molto bella contro l'abitudine, però invece dice l'abitudine è, e fa l'esempio decisivo della scrittura, l'abitudine è un'interiorizzazione fondamentale per cui qualcosa di esterno, un'attività estrinseca diventa nostra fino in fondo e quindi attraverso l'abitudine non riusciamo a fare del corpo un nostro strumento espressivo. Ciò che accade, quando ciò accade, la corporeità non è più nulla di estraneo per l'animo, ma è il suo esteriorizzarsi. Esempi del tono spirituale dell'anima nel corpo che Hegel fa sono il portamento eretto, la forma della bocca, il riso, il pianto e poi l'esempio che tutti conosciamo, grandioso, che in particolare è la conformazione della mano, che Hegel dice è lo strumento assoluto. Quindi diciamo l'espressione decisiva della corporeità nel suo legame con la spiritualità per Hegel è la mano. Pensiamo fino a Derrida, no? Che si parla della mano. Questo discorso sulla mano viene fatto nel paragrafo della prima versione dell'enciclopedia 326. E Hegel cita il De Anima di Aristotele, perché nel De Anima Aristotele aveva parlato di una affinità tra l'anima e la mano e quindi aveva definito la mano lo strumento degli strumenti. Per Aristotele la mano è il simbolo con cui si concentra la finalizzazione dell'intero ambito della corporeità, dell'attività più alta dell'anima, anche quella dell'intelligenza. Ed Hegel nel paragrafo 411, paragrafo 45 dell'edizione del 30 dell'enciclopedia, dice: la mano, strumento degli strumenti, si presta a un'infinita molteplicità di estrinsecazioni, eccetera. Quindi gesti espressivi. E quindi diventa il fondamentale processo di attuazione della soggettività. Fin qua cosa abbiamo visto? Abbiamo visto un percorso molto classicamente hegeliano, no? Diciamo di legame tra lo spirito e il corpo, l'anima è questo legame immanente, ma poi un legame che teleologicamente va verso un dominio dello spirito sul corpo, verso una
diciamo primato del momento spirituale soggettivo su quello naturale e corporeo. In realtà se, quello che da ora in poi vi vorrei molto rapidamente far vedere è che invece questo processo lineare finalistico ascendente viene da Hegel presentato con grandi intoppi, cioè non è affatto un processo irreversibile. Quindi diciamo questa dimensione precoscienziale, questa dimensione prima della distinzione tra soggetto e oggetto, questa distinzione ha un'importanza psicologica fondamentale. Tanto perché è una posizione di non separazione tra soggetto e oggetto, e noi sappiamo quanto la psicologia, la psicanalisi, le psicanalisi si siano interrogati su queste dimensioni di non separazione. No? Freud parla di sentimento oceanico, ma Winnicott parla appunto dell'oggetto transizionale. E Hegel dice proprio che questo stato, per cui l'individuo è un tutt'uno col suo genere e col suo mondo, ha a che fare col selvaggio e col bambino. Quindi, e questa costituisce una matrice profonda della soggettività. C'è un passo famosissimo che Mico sa a memoria, penso, della scienza della logica che compare nell'idea, quindi alla fine della scienza della logica, che vi leggo perché fa capire tante cose di Hegel. Hegel dice così: il concetto che è per se stesso è necessariamente anche in un esistere immediato. In questa sostanziale identità con la vita, in questo suo essere immerso nella propria esteriorità, il concetto è da considerare nell'antropologia. Quindi ci dice che cos'è l'antropologia. Ma anche a questa scienza deve rimanere estranea quella metafisica nella quale cotesta forma dell'immediatezza diventa una cosa psichica, un atomo, simile agli atomi della materia. All'antropologia non si deve lasciare che quella regione oscura dove lo spirito sta, come si diceva una volta, sotto influssi siderali e terrestri, e si accorge dei mutamenti di questa in sogni e presentimenti, perché Hegel non solo ci parlerà del sonnambulismo, ma delle premonizioni, delle veggenti, del paranormale, di quella che scopre chi ha annegato nel lago, perché appunto perché riesce a sentire che c'è l'annegato in un certo punto del lago, perché sta in questa dimensione appunto sotto gli influssi di dice che il dovesso vive come spirito naturale in simpatia con la natura e si accorge dei mutamenti di questa in sogni e presentimenti. Vabbè, poi dice, parla di Platone, dice al quale ultimo, secondo Platone, anche la divinità, affinché anche la parte irrazionale avesse una qualche conoscenza della volontà e fosse partecipe del più elevato, avrebbe concesso il dono della profezia, mentre l'uomo conscio di sé starebbe sopra di essa. Questo lato irrazionale, ora diciamo Hegel alla fine il discorso che fa è che questo lato irrazionale certo non va considerato più importante di quello razionale, anche se qui Hegel ci vetta con le scienze romantiche, no? Con queste, non solo perché ci parla bene di me, ma ci vetta, però dice che insomma questo grado è l'oggetto della fenomenologia dello spirito, scienza che sta fra la scienza dello spirito naturale e quella è. E poi dice, insomma, che questa dimensione di contatto con la natura, diciamo, sebbene interpretata, diciamo, allarga gli orizzonti di una scienza dello spirito solo razionale. Cioè, esplicitamente le dà una cittadinanza. Quello che ora io vi vorrei far vedere è come questa dimensione, questo momento animico, presente in tanti momenti, in tante figure, questo momento animico
che appunto è presente sia sul piano filogenetico che ontogenetico, inizia da una base naturale, ma non scompare nel processo di progressiva spiritualizzazione. Ogni destino umano ha un ineliminabile fondamento e si gioca su questa integrazione solo possibile del soggetto razionale con questa dimensione. Questo livello più profondo ed arcaico, queste qualità naturali, questa continuità con la natura, continuano a esercitare un influsso di Hegel, e questo è molto importante, nella massa. In questo Hegel anticipa Freud della psicologia delle masse, perché poi i fenomeni del mesmerismo sono, e del magnetismo animale sono i fenomeni della suggestione, quindi nelle masse. Ma penso a De Martino, le zone culturalmente in cui il mondo magico è molto importante. Hegel le cita esplicitamente, e negli stati patologici individuali. E, diciamo, questa dimensione animica, quindi questa dimensione in cui spirito e natura sono così profondamente collegati, per Hegel è presente nel temperamento, nel carattere, nel genio, e il genio ha a che fare con l'arte, ma è presente anche appunto nel carattere. Ed il carattere che cos'è? Il carattere è ciò che ci rende assolutamente particolari, e qui quel punto, diciamo, della contingenza, della particolarità che volevo mettere in luce. Cioè, nello stesso soggetto convivono una dimensione universale. Dire che c'è una dimensione universale vuol dire che siamo degli esseri pensanti, razionali, dotati di intelletto, dotati di ragione. Questo è l'universale, no? Ma anche una dimensione particolare. E questa Hegel lo chiama non solo il genius, e lo paragona al daimon socratico, e dice una cosa molto interessante, il paragrafo del 405, dice che è il nostro oracolo interno, questo demone che ci caratterizza nella nostra esclusiva particolarità. Che cos'è questo oracolo interno? Che noi quasi tutto quello che facciamo lo facciamo ubbidendo a qualcosa di oracolare che sta in noi e che non è razionale. Qualcosa che appartiene solo a noi, cioè a ogni singolo, e che riguarda la contingenza, cioè l'occasionalità degli eventi, che sfugge alle regole, che sfugge a una determinazione secondo criteri universali. Quindi questo momento oracolare è un momento singolarizzante, inevitabile nell'azione umana, nei gesti umani, nei comportamenti umani, che Hegel analizza, questo momento oracolare, analizza sia il riferimento alla vita quotidiana, appunto i nostri gesti più banali, in cui però obbediamo a questo oracolo interno, ma che collega anche all'azione, al vero agire etico-politico. Hegel parla di un'oracolarità dell'azione, quindi il grande tema del tragico. Certo, forse Hegel passa dalla tragedia alla prosa, questo è una grande questione che affaticava anche un mio maestro, ma per Hegel l'azione ha un fondo tragico ineliminabile, perché l'azione e l'acerazione è sempre particolarizzante, e quindi, diciamo, questo elemento oracolare e singolarizzante dell'azione mi sembra appunto proprio sia del comportamento quotidiano che delle grandi azioni, diciamo. Ed Hegel dice così: verso il nostro genio, verso questo demone interno, manchiamo di indipendenza, come il feto dall'anima della madre. Quindi nell'uomo, nel soggetto finito, c'è un elemento di questo genere, che dà la specificità naturale del singolo e che gioca sempre accanto alla libera volontà razionale. Quindi
diciamo, il processo di universalizzazione non può mai compiersi in modo definitivo. Quali sono un primo aspetto di questo, diciamo, intoppi, blocchi che può subire il processo di universalizzazione? Diciamo, Hegel sottolinea in pagine molto pregnanti che, diciamo, dal punto di vista dell'umanità si può considerare sempre suscettibile di perfezionamento questo processo di universalizzazione, sempre ampliabile, no? La civilizzazione è questo treno, forse da arrestare, però è questo treno. Però, dice Hegel, nel corso del, per quanto invece riguarda l'individuo, esso è necessariamente limitato dalla caducità del corpo. Allora, se quanto, in quanto specie siamo, possiamo progredire nell'universalizzazione come individui corporei, siamo soggetti alla soggetti al tempo e quindi abbiamo un destino di morte. E qui c'è tutta una trattazione, qui nell'antropologia, della morte fisica, che è molto interessante perché permette di capire meglio certi passi famosissimi della fenomenologia o di altri testi hegeliani in cui Hegel comunque parla della morte, no? Pensate a quando nella fenomenologia parla della morte come signora assoluta, no? E a proposito poi della dialettica servo-signore, sì. Ecco, Hegel tratta la morte fisica, il decesso, come una negazione astratta, mentre lo spirito o anche il processo di liberazione dell'autocoscienza ha a che fare con una morte spirituale che non è una negazione astratta, ma è una negazione che conserva. E Hegel ci dice, quindi voglio dire, il discorso sulla morte in Hegel va preso da molti punti di vista, non va assolutamente schiacciato su un solo registro o limitandosi a un... Qui c'è una trattazione molto precisa appunto del ciclo vitale e del fatto che dell'età della vita, della vecchiaia e dell'andare incontro alla morte. Questa, diciamo, la caducità del corpo compare in questa dimensione, cioè quindi come controspinta rispetto al processo di liberazione o di universalizzazione. Ma Hegel prende in considerazione il cosiddetto magnetismo animale. Che cos'è il magnetismo animale? Sono appunto quei fenomeni in cui si induce una dimensione animica. Cioè si cerca di, possiamo dire, di far regredire il soggetto a questa co-originaria coappartenenza con la natura vivente. Qualcosa, no? Questa dimensione regressiva, ora se... E quello che mi ha colpito... Che Hegel dica così, questo, attraverso il magnetismo animale si può indurre uno stato di separazione dalla vita della vita dell'anima, ci si può separare l'anima dalla coscienza, una frammentazione della personalità integrata, perché per Hegel appunto la personalità e la soggettività è integrazione, mediazione e costruzione di nessi, costruzione di un ordine. E qui invece abbiamo un disintegrarsi di quest'ordine, ma dice Hegel, questo stato può insorgere attraverso farmaci o droghe, suggestione o in maniera endogena per cause spirituali come l'esaltazione politica e religiosa. No? E quindi Hegel coglie molto bene questo come appunto... Diciamo, questa è una chiave di lettura del nazismo, secondo me, no? Del fascismo e del nazismo.
in cui c'è questa regressione, non solo di identificazione proiettiva col capo, ma c'è proprio una e qui potremmo recuperare il mito e tanti elementi presenti. Quindi sprofondare delle persone magnetizzate nello stato di una vita naturale involuta, indifferenziata, vale a dire nel sonno. Questa dimensione, diciamo, vale per i fenomeni magnetici, ma vale fondamentalmente per la malattia mentale. La malattia mentale, i paragrafi fondamentali in cui Hegel aveva una sorella cristiana, malata di mente, di cui Hegel si occupa lungamente. Questa sorella viene internata due volte. Ora siamo intorno al 1820 e le cure psichiatriche in quel momento insomma sono piuttosto approssimative, diciamo. Però Hegel mantiene sempre un rapporto molto stretto con questa sorella, cerca di curarsi, le scrive in continuazione, le dà dei consigli. Purtroppo la sorella entra in dissidio con la giovane moglie di Hegel e le due donne, odiandosi, gli creano una serie di problemi. Però è noto, è stato spesso sottolineato il timore e il tremore di Hegel di fronte alla malattia mentale di Hölderlin. Quando si incontrano, Hölderlin è già fuori di sé, c'è un ultimo incontro in cui Hegel non ce la fa, diciamo, abbandona l'amico più caro con cui si era scritto delle vere e proprie lettere d'amore, pensavo a quella in cui c'è la poesia Eleusi, e lo abbandona al suo destino. Con la sorella non fa lo stesso, però è chiaro che qui c'è un problema, diciamo, del rapporto con il malato di mente. Ecco, però in queste pagine dell'antropologia compare un elogio di Pinel. Pinel era quello psichiatra che diciamo metteva in atto delle cure che Hegel definisce, ora lo faccio breve, il trattamento umano benevolo e razionale. Cioè Pinel considera la malattia mentale una, quasi in termini junghiani, un complesso autonomo, cioè un autonomizzarsi di una parte della psiche rispetto al tutto, e quindi il generarsi di una scissione, una rottura dell'equilibrio, eccetera. Ma pensare alla malattia mentale in questi termini significa che il malato resta un essere razionale, non perde la ragione, non c'è un'astratta perdita della ragione per Hegel, una sragione, e quindi la follia è una malattia dello spirito, qualcosa di umano che può essere curato con un trattamento, dice Hegel, umano, benevolo e razionale. E la cosa che mi ha colpito è che Gall parla del folle dicendo che, quasi anticipando la psichiatria fenomenologica, cioè il folle lo si reintegra ricostituendogli il suo essere nel mondo, cioè rimettendolo, richiamandolo all'intero campo dei suoi rapporti e delle sue relazioni. Perché nel folle appunto si è autonomizzato e si è assolutizzato una parte rispetto alla quale bisogna far valere il tutto del suo essere nel mondo, delle sue relazioni e dei suoi nessi. Finisco, diciamo, dicendovi una cosa, che la trattazione che trovate qui nell'enciclopedia, nelle varie stesure dell'enciclopedia, chiaramente io ora mi riferisco a quella, non a quella del 17, ma a quella del 27 al 30. La trattazione che trovate in questa stesura della fenomenologia, che come sapete è la fenomenologia ridotta, iscritta appunto tra l'antropologia e la psicologia, questa specifica trattazione della fenomenologia ci viene presentata da Hegel con un discorso sul riconoscimento che contiene alcuni spunti molto interessanti e non del tutto, diciamo, conformi a come il riconoscimento compare nei luoghi più classici, no? Primo fra tutti quello della fenomenologia dello spirito. Perché è importante questa trattazione del riconoscimento
così come compare qua nei paragrafi, diciamo, dal 428 al 436 dell'enciclopedia, nella sua ultima versione. Nel 428 Hegel ci dice: l'autocoscienza, prigioniera del desiderio, non possiede ancora la forza di sopportare l'altro. Secondo me questa è un'espressione decisiva. Perché, diciamo, la mia lettura del riconoscimento è che il riconoscimento hegeliano è una genealogia del non riconoscimento. Cioè, studiare il riconoscimento hegeliano significa cercare di capire le forme di chiusura, di autoreferenzialità ed identità chiusa che il soggetto umano mette in campo, qual è insomma il suo bisogno di negare l'altro, perché è così forte nell'essere umano finito il bisogno di negare l'altro. In questo penso soprattutto a quei meccanismi che Melanie Klein ha considerato, cioè quelle aspirazioni all'assoluto che nascono chiaramente come difese onnipotenti rispetto a un'angoscia di disintegrazione, di annientamento, quella che Hegel ci descrive con la notte, no? Ecco, rispetto a quella notte del mondo mettiamo in atto delle difese onnipotenti che significano fondamentalmente messi in campo di una non separazione tra soggetto e oggetto. Per esempio, non siamo più in grado di distinguere buono e cattivo, ma o è tutto buono o è tutto cattivo. E questi sono quei meccanismi di scissione che appunto producono le assolutizzazioni. Quindi il riconoscimento hegeliano è diciamo un disvelamento di quei meccanismi di assolutizzazione della soggettività, in cui la soggettività nega l'altro, o perché lo espelle o perché l'ingloba. E la soggettività fa questo perché, diciamo, non riesce a reggere la tensione corpo-anima tra un'idea di frammentazione del corpo e un'idealizzazione dell'anima. Cioè, questa tensione tra idealizzazione e frammentazione produce questi meccanismi di difesa onnipotenti, che secondo me possono essere ben inquadrati in questo discorso hegeliano del riconoscimento, che qui però ha bisogno sia della dimensione intersoggettiva che di quella animica e corporea. Quindi Hegel ci dice questo. È l'ultima cosa che vi volevo citare, e alcune affermazioni presenti nel paragrafo 436, quando Hegel in questo caso, diciamo, fa nascere dal riconoscimento la ragione, quindi l'unità di soggetto-oggetto, di sapere e mondo. E dice, parla quindi dell'autocoscienza universale. Però l'autocoscienza universale si differenzia. Hegel chiama questo differenziarsi dell'autocoscienza universale, perché, diciamo, noi soggetti autocoscienti siamo innanzitutto qualcosa che ci accomuna. In quanto soggetti autocoscienti siamo fondamentalmente accomunati. E dice: in ciò però si produce una straordinaria divisione dello spirito nei diversi sé. Sono parole di Hegel. Questi diversi sé sono in sé per sé completamente indipendenti, assolutamente rigidi, resistenti. Qui si potrebbe fare un'analisi semantica di queste espressioni tedesche, molto, molto pregnanti. Quindi soggetti indipendenti, differenziati, il soggetto singolare, l'autocoscienza individuale, è qualcosa di assolutamente rigido e indipendente. Rigido e resistente. Però, continua Hegel, al tempo stesso questi soggetti sono tra loro identici, quindi non indipendenti, non impenetrabili, per così dire confluiti insieme. Ed aggiunge: questo tipo di rapporto in cui abbiamo l'indipendenza e la non indipendenza, la compresenza dell'indipendenza e della non indipendenza, quindi abbiamo l'unità e la molteplicità, l'identità e la differenza in termini logici, questo rapporto, dice Hegel, è di tipo del tutto speculativo. Siamo sempre in questo paragrafo 436. Questo rapporto Hegel usa l'espressione speculativo quando deve attribuire il proprio punto di vista, il punto di vista più alto, quello insomma del concetto, della ragione e dell'idea. Ecco, siamo in un rapporto di tipo del tutto speculativo.
E quando si pensa allo speculativo, e quando si pensa che lo speculativo sia qualcosa di lontano, di inattingibile, basti pensare il contenuto di quel rapporto per convincersi dell'infondatezza di questa opinione. L'elemento speculativo o razionale, ovvero, consiste in quell'unità che troviamo quando pensiamo contemporaneamente l'autocoscienza universale e le molte autocoscienze singole. Quest'unità è chiaramente presente al livello di cui si parla. Questa unità è la sostanza dell'eticità, dice Hegel, della famiglia e dello Stato. Nella società civile e nello Stato il riconoscimento è già presente. E diciamo, quindi la dinamica che Hegel ci presenta è questa dinamica di una simultaneità di individuazione e di legame sociale. Tutti questi fenomeni sono fenomeni in cui deve essere in gioco sia l'individuazione, cioè la particolarizzazione, la conquista del proprio, della specificità di ognuno, questa differenza e impenetrabilità di soggetti indipendenti, ma anche, diciamo, la costruzione di unità, ma un'unità immanente, non sovrimposta. Perché Hegel, in un passo decisivo della logica dell'essenza, ci dice che Leibniz, che pure è arrivato a un concetto altissimo con la monade, no, di spiritualizzazione dell'individuale, subisce quel destino per cui le monadi, essendo incapaci di relazionarsi l'una all'altra, hanno bisogno di una unità sovraimposta che, come il destino cieco, il fato, li domina e li sottomette. Quindi il compito fondamentale della filosofia hegeliana, quella che Hegel ci espone nel passaggio dalla logica dell'essenza alla logica del concetto, è proprio la conquista di un'unità immanente che è legata al modo di rapportarsi degli indipendenti. Quindi è legata, nasce dal basso, dalla modalità, dall'atto di relazionarsi di questi indipendenti, che devono essere indipendenti ma anche non indipendenti, e questo è sia la conquista del concetto, quindi dell'unità speculativa, sia il modello etico-politico che Hegel ci sottopone. Modello che Hegel, basta leggerlo, non pensa sia realizzato in nessuno stato concretamente esistente. Basta leggere la fine della filosofia della storia. È un'idea regolativa possibile all'altezza del moderno, ma diciamo che richiede la lotta dei soggetti per essere realizzata. Grazie.